carissimi amici dell'Ippodromo di Palermo, posizione insolita per la nostra anteprima corsa di lunedì 5 ottobre. Ci troviamo nel centro del prato e non a caso. Buongiorno Gianni Ruisi, ora buongiorno. Spieghiamo il perché. Buongiorno Cammello Ruisi, con te commenteremo l'analisi, faremo l'analisi del convegno. Ma con Gianni Ruisi, allora, dicevamo, ci troviamo in questa porzione del prato non a caso, perché lunedì abbiamo una manifestazione che è un gran gala equestre con una tappa del MDL veloce. Ci spiega un poco Giovanni Ruisi cos'è questa manifestazione. Allora, MDL veloce praticamente è la sigla della monta di lavoro veloce, monta da lavoro veloce, è un, diciamo, nell'ambito di un circuito, di un torneo, questa sarebbe una tappa di questo torneo. Praticamente si svolgono delle gare a tempo di gincane con i cavalli da monta western, quindi diciamo qualcosa di particolare. Bellissimo. Sempre nello spirito di organizzare qualcosa di diverso, qualche attività collaterale che possa incentivare l'afflusso di pubblico verso l'ippodromo. Certo, scusami, il lunedì, però il calendario è questo, dici tu, dobbiamo approfittare. Il calendario è questo, le date sono quelle, quindi purtroppo non possiamo organizzare in altre giornate, diciamo. E poi si dovrà rispettare anche l'evoluzione, diciamo, del loro il loro circuito, calendario, ovviamente. Il loro certo. calendario, quindi abbiamo organizzato in questa data, con la speranza, come sembra che sia possibile, di avere anche una giornata dal clima mite, diciamo. Appunto, vedete un poco, insomma, piena estate, ancora siamo qua. Per non andare un po' troppo in là con l'autunno o l'inverno, è stato meglio certo. diciamo, di farla adesso. Quindi praticamente ci saranno queste gare che si intervalleranno con le corse, nello spazio tra una corsa e l'altra, si svolgeranno queste gare di gincana, durante le quali praticamente i concorrenti dovranno aggirare degli ostacoli cercando di evitarli, ovviamente, e nel minor tempo possibile. Bene. Al di là di questo poi ci sarà pure, presumibilmente dopo la quinta o sesta corsa, ancora dovremo decidere bene lo svilupparsi del programma. Quindi siamo intorno alle ore 17. Una parata, una sfilata di cavalli frisoni. I cavalli frisoni sono una razza molto antica, originaria dei Paesi Bassi, che per intenderci sarebbero quelli di proporzioni piuttosto grandi, sì, piuttosto imponenti, e dalla criniera molto lunghe, quindi diciamo belli da vedere, tant'è vero che fanno esibizioni un po' dappertutto, come in posti come la Fiera Cavalli di Verona o la Fiera di Roma o altre manifestazioni del genere. E penso che possa essere una cosa sicuramente sì, gradevole da vedere e da recepire da parte del pubblico. Benissimo, allora insomma ci sono tutti gli ingredienti per un bellissimo convegno da trascorrere come sempre in uno scenario spettacolare che è quello del nostro ippodromo con la quinta del Monte Pellegrino. L'appuntamento appunto è per lunedì per questa bella manifestazione in cui Gianni Ruisi già ce l'ha descritta in maniera molto dettagliata. Ti salutiamo Giovanni, ti congediamo, sempre buon lavoro, grazie. Altrettanto. E passiamo adesso la palla a Carmello Ruisi. Ti do subito il programmino, caro Carmello, bravissimo, sorpresa, preparatissimo. Allora, convegno appunto di lunedì con 74 cavalli al via, inizio corse, attenzione, ore 14:45 e cominciamo subito con una corsa gentleman in cui i protagonisti sono i cavalli di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro, 8 cavalli al via. Sì, direi corse di medio, di buon discreto livello, cavalli diciamo di buona qualità, direi che anche se al rientro, non ricordo adesso se a Siracusa ha corso o no, direi che c'è probabilmente Sonny Side, che potrebbe essere il favorito tecnico della corsa, anche perché mi sembra addirittura quasi imbattuto con Gaetano Caravello, sì, che è il suo proprietario, sì, sì. Tra l'altro è un cavallo adatto al doppio chilometro, ripeto, è qua e al rientro, bisognerà valutarne la condizione, però come caratteristiche tecniche, distanza, insomma affiatamento col gentro, mi sembra il favorito della corsa. Stile del Nord è un cavallo che scende probabilmente di categoria, però nell'ultimo periodo non mi è sembrato al top della condizione, tra l'altro sì, la prima volta lo guiderà Piero Cucinotta, dovrebbe essere lui il battistrada della corsa, poi non so quali saranno le decisioni, visto che si ricorda sul 2 km, certo, distanza che lui è sempre amato un pochino meno. Altro cavallo, diciamo, affiatato col suo proprietario è Smeriglio Jet, che secondo me è l'altro protagonista della corsa.
Bene. Sorpresa potrebbe esserci questa sincera F, anche lei ultimamente non ha fatto granché, però insomma Rino Giudice è sempre un gentleman da seguire. Quindi il tuo cavallo base è Sonny Side, sì, con Stile del Nord, sincera F e Smeriglio Jet. Passiamo alla seconda corsa, qua numero di partenti elevati, debuttano, non sono più aspiranti ma adesso sono allievi, ben 16 al via, alla guida di cavalli anziani di categoria F, distanza sempre quella del doppio chilometro. Sì, direi che si comincia a complicare un pochettino il pronostico, abbiamo 16 cavalli in mano agli allievi, che devo dirti, come premessa, che devo fare i complimenti, hanno sempre dimostrato grande correttezza e linearità nelle loro, diciamo, nelle corse da aspiranti. Diciamo che la distanza mischia un po' le carte, ci sarebbe probabilmente questo Poldo di Drago che forse come qualità, come potenziale e distanza dalla sua parte potrebbe essere il favorito, sì. Anche lui rientra da Siracusa, insomma ci sta... Ho sentito buone voci su Rambo su Romeo da Pisa, già vincitore in passato con Francesco Paolo Conticelli. Metello, un altro cavallo che in queste categorie è sempre da tenere d'occhio, l'altro giorno buon secondo. E poi secondo me c'è un cavallo potenzialmente più forte di tutti, ha un numeraccio il 16, ma Angelo Basso è un altro ragazzo che si è fatto molto valere. Direi che Oliver, anche se ultimamente ottimo secondo, sì, diciamo, mi è sembrato in progresso, qua col 16 insomma, nonostante il numero, per me come qualità onestamente è qualcosa in più degli altri, quindi direi il tuo cavallo base, il cavallo base Oliver con Romeo da Pisa, Poldo di Drago, Mirtillo che potrebbe essere il battistrada, è un cavallo molto regolare anche se poco adatto al doppio chilometro, e sorpresa poi c'è un altro nobile decaduto come il mitico Miller, attenzione, penso che Vito Cusimano forse la prima volta glielo guida, ci terrà sicuramente tanto. Insomma, una corsa abbastanza aperta con dei cavalli di qualità. Direi che il mitico Miller è un tenere d'occhio perché... Insomma, quindi con 5, 6, 7 e 12. Sì. Perfetto. Carmelo ha nominato a Francesco Paolo Conticelli, ciao, l'abbiamo beccato al volo, e allora gli facciamo esaminare la corsa allievi. Alla guida di Romeo da Pisa, e mi dicevi che in scuderia avete anche da poco Rambo Bye Bye. E allora, Paolo, a te la parola per commentare questa corsa allievi. La corsa, diciamo, un pochino molto confusionaria. Ci sono anche dei cavalli in prima fila che partono forte, tipo come il 3 di Powerful Guard che dovrebbe spirare, o anche il 6 di Mirtillo. E poi si dà occhio alla seconda fila. Guardiamo questa seconda fila. Allora, come cavalli diciamo che ci dovrebbero stare, il 7 di Poldo di Drago, se non rimane molto indietro alla partenza. E qua siamo ancora in prima fila, Paolo. Ho detto il 3 e il 6 dovrebbero andare avanti. Poi c'è il 7. Poldo di Drago che se non rimane molto indietro dovrebbe andare subito all'attacco e dovrebbe, se spira lui avanti, già sta dipingendo, no mi piace per te, stavo dicendo ai nostri amici che già sta dipingendo pure la corsa come va tatticamente. Secondo me, andiamo avanti, dai. Poldo di Drago dovrebbe andare avanti, è il cavallo che dovrebbe vincere secondo me. Poi ci sta anche il 4 Rambo Bye Bye, che l'abbiamo lavorato da poco che in scuderia, ha lavorato molto bene. Poi quello che guido io, piazzato, credo che ci dovrebbe stare, se non sbaglio, dovrebbe finire il percorso. Roma da Pisa, sì. Quindi il tuo cavallo base, se non ho capito male, è il Poldo di Drago. Poldo di Drago. Poi come piazzato ci sta Romeo da Pisa. Il 5. Mirtillo. Mirtillo è il numero 6. E poi ci mettiamo anche Mitico Mila, col 12. Mitico Mila è il numero 12, avevi menzionato anche il Rambo Bye Bye. E il 4. Facciamo un sistema ampio. Qua abbiamo un esperto sui pronostici, che è il figlio di Tonino Pecoraro. Una volta ha azzeccato un pronostico in pieno e mi ha detto: io voglio fare il pronostico ora pure di questa corsa. Allora, Piero, dici questa corsa, la corsa allievi, dai. Mi piace 7 con il 4-6. Idee chiarissime, il 7 Poldo di Drago, il 4 Rambo Bye Bye e il 6 di Mirtillo. Chiaro? Il pronostico di Peruccio, gioia mia, bravo. Non c'è allievo se non c'è anche il maestro. E allora qua è entrato Mario Caprio. E ora, grazie del maestro. E ora sentiamo l'allenatore cosa ne pensa sulla corsa allievi. Mario, allora, non ti dico il pronostico di Paolo Conticelli, così non ti influenzo. No. E allora, vai, dacci la tua opinione su questa corsa. Io qui c'ho Romeo da Pisa e Rambo Bye Bye. Rambo Bye Bye è un cavallo che ho preso da 7-8 giorni.
lo voglio vedere correre, ma anche lui ha le sue chance. Secondo me, se riesce già a sfondare, Romeo da Pisa non perde, ma non perde perché ha lavorato troppo bene. La sua velocità dovrebbe essere intorno al 2.31-2.32. A me poi piace Rambo Bye Bye, se lo riesce a mettere in camminata, e come cavallo nella trio metterei questo Mitico Mila. Mitico Mila è il numero 12, quindi sì. Sei fiducioso? Molto, molto, molto. Sui tuoi cavalli di scuderia, chissà cosa ne pensa Paolo di queste ora responsabilità che gli è affibbiato, dicendo ai nostri amici quanto ha lavorato il cavallo. Io non sono uno che mi butto tanto, ma lo responsabilizziamo. Il ragazzo è bravo, anche se non ha cervello, ma ha delle belle mani. Il cavallo c'è. L'allenatore c'è, dico, ma che volete di più? E allora? Un lucano. E allora vieni qua Paolo, vieni qua. Vedi che è tutto storto stamattina. Ha pure il torcicollo, quindi il tuo allenatore, tu sei stato molto modesto, sì. Nella... Ma Mario ci sta dicendo. No, ha lavorato bene, ha lavorato, ha lavorato bene, però... dico, in grande. Lui ha tutto un suo schema di corse in cui prevede magari qualche difficoltà. Mentre tu sei ottimista in maniera... Corse, io è un cavallo che ho fatto 58, questo dico, le corse poi si vincono dopo, certo, il palo, certo, dico, ma andando lo schema per come deve andare, secondo me 2.31 è difficile andare. Va bene, ok, allora mi pare che abbiamo già detto tutto. Giocate i soldi su Romeo da Pisa. Ricordate che il gioco è vietato ai minori di anni 18. Passiamo adesso alla terza corsa, ancora anziani al via. Sono in 7, la categoria è la categoria è distanza del miglio. Ma bella corsa, sicuramente cominciamo a salire di qualità, indubbiamente, con cavalli di categoria E, alcuni che scendono dalla D come la MRL, anche da categorie superiori, e il solito, diciamo, nuvolare di strada, un po' un cavallo che sicuramente colpisce sempre l'occhio nel bene o nel male, anche se devo dire che da quando è passato al team Porzio ha acquisito una regolarità. Una certa regolarità, sì. Come potenziale lo sappiamo benissimo qual è il suo valore, anche a Siracusa non ha demeritato, quindi direi potrebbe essere lui il favorito tecnico della corsa. La MRL in categoria E onestamente si declassa tanto, sarà il battistrada della corsa, quindi direi tenerlo d'occhio pure. E Locomotion M è rientrato l'altro giorno, per un, mi diceva Porzio, per una corsa di verifica di rientro, si ripresenta a 7 giorni, con, dovrebbe essere sicuramente più avanti di condizione, tra l'altro con Andrea Buzzitta c'è un feeling da sempre, quindi diciamo hanno fatto tante belle soddisfazioni, sì. Insieme, quindi direi Nuvolare di strada, il tuo cavallo base e Nuvolare, la MRL, Locomotion M, Foto M, NSM, con un altro cavallo che ha corso molto bene a Cesena e ha fatto una buona stagione con 3, 4 e 6, come dicevi tu continuiamo a salire di qualità, sì, la quarta corsa, una bella categoria C, una mista per professionisti e gentleman con cavalli di proprietà, cioè mi pare Regale con Cucinotta, un neo acquisto appunto della scuderia, e Rizzi B con Mimmo Termini, tanto neo acquisto. Allora, sicuramente saliamo di livello, e insomma, una corsa nobilitata sempre alla presenza di un calo come l'Uneto, certamente affascina e soprattutto probabilmente blocca sicuramente il pronostico. Anche lui è il protagonista a Siracusa, vincitore di una corsa, poi si è dovuto, diciamo, inchinare a un poggio sicuramente più, in questo momento probabilmente più forte nell'edizione del Città dei Mondi di Siracusa, però chiaramente l'Uneto qua non può. E allora non passiamo indicare. Alle alternative. Orgoglioso P che viene riducendo una bella vittoria al rientro, la cavalla dovrebbe essere la battistrada, se non, o addirittura seguire l'Unetune, potrebbe essere l'accoppiata. Rizzi B ha vinto l'ultima a Siracusa, rientra sulla pista palermitana, insomma lui era quello, con quello che seguiva sempre l'Unetune, il suo poggio, l'ultimo periodo aveva, certo, una filiera di secondi posti, diciamo. Poi sarà con, diciamo, anche per regalare una bella prestazione al suo nuovo proprietario Mimmo Termini. E Robin 2M, altro cavallo, insomma, che in questa categoria ci sta, quindi direi Rune Tunis su Orgogliosa, Robin 2M, Rizzi B. 2, 3 e 6. Passiamo adesso alla quinta corsa. 2 anni a reclamare, ogni cavallo a reclamare per euro 15.000, sì, di
bei tempi. E allora, distanza del miglio, 8 puledri al via. Sì, puledri che probabilmente ancora sono difficilmente individuabili alle loro, perché sono sempre le prime uscite, quindi non è semplice stilare un pronostico. Devo dirti che non mi è dispiaciuto l'altro giorno nella corsa centrale questo Upper River Coppi che è rimasto scoperto, tutto sommato sì. È rimasto in quota fino a arrivo, potrebbe, secondo me, si potrebbe indicare come favorito. Una certa affidabilità rispetto a Upton Girl Font, aveva fatto una buona qualifica, cavalla molto attesa spesso, insomma, quindi occhio alla cavalla di Mozanca. Questa Usemilla mi sembra molto regolare, come sempre Enzo Lo Giudice lavora benissimo come volete, sono sempre dei cavalli molto costanti nel loro rendimento, quindi direi tenerla d'occhio pure. E tra gli altri non conosco questo Ulisse 3B, che è una novità per la pista, credo abbia corso a Roma, non ho, in questo momento non ho in mente le sue prestazioni, quindi da tenere d'occhio, presentato dal team Lo Verde, quindi sei Puledri. Certo, quindi Lo Verde e Puledri è sempre un abbinamento che va di pari passo. Direi l'1 Upper River con 5 Upton Girl, 7 Usemilla, sorpresa il 4 Ulisse 3B. Benissimo, passiamo adesso al centrale della giornata, che vede protagonisti i cavalli di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro, 6 cavalli al via, premio Archimede. Sì, direi saliamo ancora di più di tono, il centrale, doppio chilometro, abbiamo visto l'altro giorno la presentazione sulla pista di questo Sereno P, che è un cavallo che reduce da prestazioni importanti, non ultimo 4-3 corse fa, un terzo posto di correndo veramente la protagonista alla grande nella città di Follonica, una di sì. Doppio chilometro a velocità importante, l'altro giorno era una categoria onestamente ampiamente alla sua portata, ha risolto tutto con un parziale. Velotti non era proprio dispostissimo a correre così presto, però l'occasione è abbastanza ghiotta, la distanza è anche dalla sua, quindi sicuramente il favorito tecnico della corsa. Poi c'è Sunshine Bar, che era, diciamo, la reggenza sì. locale della categoria prima della chiusura. Siracusa, due prestazioni, una un po' incolore e poi la vittoria, poi ha tentato l'ultima volta 20 giorni fa il Philly a Bologna, non è stata fortunata nello schema, quindi ma Sunshine Bar ovviamente è l'alternativa, insieme a SpongeBob, che sono un po' loro i protagonisti sì. della categoria palermitana. Poi quindi, c'è questa novità sì. Lo Verde, targata Lo Verde Sagunto, che ha delle ottime prestazioni a Roma, ma bisogna vederlo al cospetto di questi. Quindi direi Sereno P, favorito tecnico su Sunshine Bar e SpongeBob Grip. Con SpongeBob Grip, 5-6. Settima corsa in programma, una a reclamare per cavalli di 4 anni, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio, 12 cavalli al via. Sì, anche questa è una reclamare, però dimostrazione di buon livello. Sì, sono infatti. Dei cavalli che secondo me valgono quello. 7.000 euro a reclamare potrebbero qualcuno di loro valerne la pena. Direi infatti. Che ci sono sì, sì. secondo me 3 cavalli che obiettivamente si staccano come qualità, hanno corso con altri cavalli, direi soprattutto le indico in il tuo ordine di gradimento? No, o direi numerico? Ordine numerico, ordine perché numerico. Purtroppo cioè, questo sarà importante sicuramente nell'ambito della corsa, ovvero Sheila Boss, ottima l'altro giorno, seconda di l'ennesimo secondo posto. Sì, di Sax del Ronco, l'avete visto tutti, insomma, sgabbiato tardi, diceva Buzzitta che se avesse trovato la prima da correre probabilmente avrebbe potuto impensierire in maniera seria la cavalla del cavallo di Ferranti. Samara Jet, un'altra cavalla che rientra. A Palermo aveva corso a livello di centrale, esatto. Ha vinto sotto culo anche sul doppio chilometro, che non è proprio la sua distanza, una cavalla che parte fortissimo, rientra anche lei da Siracusa, ma se sulla base di quello che era Palermo probabilmente come qualità ha qualcosa in più. Infatti. E poi c'è Stacy Cup, che a differenza delle due avversarie è in seconda fila, l'altro giorno è rientrato tutto sommato bene in una categoria buona. Se insomma ci mettiamo quel progresso in più che può essere dato da una corsa di rientro, secondo me insomma, può essere l'alternativa. Direi Samara Jet per qualità, posizione e distanza, su Sheila Boss, Stacy Cup, e poi c'è questo Silvano Lux, che è un altro cavallo molto regolare, Siracusa si è difeso bene anche lui, è il 12, però è un cavallo in queste categorie è sempre stato un protagonista. Con 2, 8 e 12. Concludiamo con l'ottava corsa, una corsa riservata ai cavalli di 3 anni, inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio, 11 cavalli al via, in quanto già c'è un non partente, che è il numero 10, Techiero Mucio. Sì, si ricomplica un po' il pronostico, perché è una corsa molto equilibrata, anche se l'altro giorno ha ben impressionato al debutto sul training di Tony Porzio, Taio Cruz, dove reduce da prestazioni un po' incolore, non diciamo che non hanno un po' confermato quello che poteva essere delle aspettative su questo cavallo. L'altro giorno si è presentato benissimo sì. Il team Porzio, ha colpito subito, quindi
mi sembra una buona base. In prima fila direi di stare attento a Tirabacionzio, probabilmente sì. Se la prende dritta è un cavallo che anche con qualità ha qualcosa in più degli altri. Tiferet è una cavalla regolare e occhio a questo numero 4 Tinca del Pri, che l'altro giorno probabilmente non se n'è accorto nessuno, lo segnalo, ha sbagliato in partenza, ha recuperato, l'ultima curva viene ancora benissimo e ha sbagliato nuovamente. Si parla di un chilometro intermedio molto molto importante. Marco Spino è un ragazzo che devo dire che spesso si dà da fare e colpisce sì. a buona quota. Oggi c'è il numero 4, il suo è in seconda fila. Quindi occhio a Tinca, molto occhio a questa cavalla. E poi Terrible Joe, che prima della infelice trasferta siracusano è accusato di problemi fisici, un cavallo che aveva vinto qua in due minuti, al numero 8, però come categoria obiettivamente ci sta alla grande. Direi Taio Cruz per l'impressione di testa dell'altro giorno, con sì. Tirabacio, un Tiferet, Tinca del Pri e Terrible Joe. Va bene, grazie Carmelo, come grazie sempre voi, come un'ottima analisi, grazie. E allora l'appuntamento è per lunedì alle ore 14.45, tante belle corse come abbiamo sentito col sì, commento di Carmelo, buona qualità. E qualcosina in più, vista la bella manifestazione che ci sarà a coronare appunto questo bel pomeriggio ittico palermitano. Alla prossima! Arrivederci!